Guarda chi non sa camminare. Cosa state facendo? Figlia mia, stai bene? Oh, figlia mia, mi dispiace. Mi sono distratta solo un attimo. E guarda cosa è venuta a farti quella ragazza. Scusami, amore mio. Guarda i tuoi capelli. Guarda i tuoi vestiti, figlio mio. Scusami, figlia mia. Mamma, guarda cosa hanno fatto a quella povera bambina. Oh mio Dio, il mondo è fatto così. Purtroppo ci sono molte persone cattive e le madri non educano bene i loro figli. Oh mamma, non mi è piaciuto quello che le hanno fatto. Tesoro mio, non fare così. Mamma, non voglio più stare qui, voglio andarmene. Oh tesoro, perché vuoi andartene? Siamo appena arrivati. Volevi tanto venire a giocare qui. Mi hai implorato di venire al parco a giocare e ora vuoi andartene? Oh mamma, non mi piace vedere queste cose. Andiamo via, andiamo. Guarda mamma, la bambina del parco. Posso andare a parlarle? Certo che puoi tesoro, vai pure. Ciao signora, va tutto bene? Non lo sapevo fino ad ora. Come ti chiami? Mi chiamo Elizabeth e questa è mia figlia Eloisa. Che bei nomi! Ho apprezzato molto i tuoi amici in classe e volevo sapere se potevo giocare con lei. Certo che puoi, figlia mia. Ma hai visto la situazione di mia figlia, vero? Non sa giocare. Non è un problema, signora. Vorrei tanto essere sua amica, se me lo permette. Molto carino da parte tua, ma lascia che ti chieda. Quella signora è tua madre? Sì, è lei. Dai, vieni qui. Salve, come va? Mi chiamo Lana. Tutto bene? Sono la mamma di Isadora. Mi scuso per la sua maleducazione, ma non faceva amicizie. Ma no, signora Lana. Guardi, sua figlia è una principessa. Solo per voler stare vicino a mia figlia. Sono già molto felice. I bambini, di solito, non amano molto starle vicino. Wow, non ci posso credere. Come fanno i bambini a non voler starle vicino? È perché mia figlia non può correre. Non può giocare come gli altri bambini, vero? Quindi, e non parla molto. Per la sua condizione. Non è delle migliori. Quindi i bambini preferiscono starle lontani. Signora, quando potrò giocare con lei? Guarda tesoro, ora è il momento di darle il pranzo. Ma se vuoi, tra 2 ore, vieni a giocare con lei. Abito in quella casa lì, dall'altra parte della strada. Mamma, posso andare a casa sua? Ma certo tesoro, la mamma ti accompagnerà quando vuoi. Va bene signora, a domani sera. D'accordo, ciao. Ti aspetto. Ciao. Ciao, come va? Benvenute. Grazie ragazze. Allora, c'è qualche problema? Se rimango qui mentre giocano? No, no, nessun problema. Dai, entriamo. Guardate ragazze, giocate qui con lei, va bene? Andiamo in cucina a prendere un caffè? Sì, andiamo ragazze. Non fate confusione, eh? Giochiamo? Ora giochiamo a nascondino. Tu conti fino a 3 e io mi nascondo, va bene? 1, 2, 3. Mi hai trovato! Ora ti mostro il mio giocattolo preferito, che è con mia madre. Mamma, dov'è il mio giocattolo? Eccolo tesoro, è qui. L'ha portato la mamma. Non esce mai senza questo giocattolo. Sua figlia è bellissima. Complimenti. È molto educata. Noi... c'è il suo film al cinema. Potremmo andarlo a vedere, no? Lo so, chiederò a tua madre. Signora, possiamo andare al cinema? Oh tesoro, Eloisa non può andare al cinema perché per lei fa troppo freddo. Se vuoi venire qui a casa un pomeriggio per guardare un film, lo metto qui per voi. Mamma, posso venire qui? Certo tesoro, si può fare. Organizzeremo un giorno quando potremo, va bene? Ti accompagnerò io. Va bene, grazie. La mia amica Betty è molto entusiasta di questa nuova amicizia. Anch'io sono molto felice perché Eloisa non ha nessuno che abbia pazienza con lei. Betty, grazie mille per avermi accolta in casa tua. Devo già andare. Vado così Eloisa non si stanca. Sono io che ringrazio per la visita. Isadora, figlia mia. Andiamo tesoro, è passata un'ora. Eloisa è già stanca. Oh mamma, dobbiamo proprio andare. Figlia mia, andiamo zia Isadora. Va bene. Ciao Eloisa. Ciao, andate con Dio. Oh figlia, sono molto felice che tu abbia amato la tua nuova amichetta. Oh, lo stesso animaletto che ho io. Wow Lana. Ascolta, non capisci cosa sto passando. Mia figlia ha avuto una polmonite e non sta migliorando. E ho paura di perdere mia figlia. Oh Barry, non preoccuparti. Ma voglio dirti una cosa. Dovevi essere al mio fianco perché io potessi aiutarti. Grazie mille, davvero grazie mille. Sei stata una grande amica. Tu sei Isadora, signore. Salva la vita di mia figlia. Non posso vivere senza di lei, per favore. Fa che migliori. Non portarmela via, mio Dio, ti prego. Non riesco a vivere senza di lei. Figlia mia, stai calma, va bene? Il dottore sta arrivando. Tieni duro, amore mio, per favore. Ciao mammina. Buongiorno, come va? No, dottore, non va bene per niente. Credo che mia figlia non migliorerà mai. Guarda, mammina. Dopo la rimando a casa. Lavoreremo con il medico. Lo faremo ogni anno. Basta con questa storia, d'accordo? Va bene, dottore. Guardi, faccia tutto il possibile per mia figlia. Dobbiamo ricoverarla perché migliori presto. Ma mamma, mi manca tanto la mamma. È da tantissimo che non la vediamo. Oh, figlia mia, non lo dirò. Anche a me manca tantissimo la mamma. Sorpresa! Che sciocchezza. Stavamo proprio parlando di te. Ciao, Isadora. Guarda, la mamma sta parlando. Oh, grazie a Dio. Amica mia, che felicità che sia migliorata. Grazie a Dio, amica mia. Guarda, Dio è sempre buono. Allora, Eliza, giochiamo? Sì, ma prima volevo ringraziarti. Ringraziarmi per cosa? Mi sono ripresa grazie alla tua amicizia. Se non ti avessi conosciuta non sarei più qui. Hai illuminato la mia vita. Mi hai mostrato che si può essere felici, anche nella mia condizione. E hai riempito le mie giornate di gioia. Sei tu che mi hai fatto un regalo. La tua amicizia per me vale oro. Allora, giochiamo? Sì, giochiamo. Oh, amica mia, sono così felice. Che felicità, che Gesù ti benedica.